Ah, forse sente solo i rumori forti o le vibrazioni, ma... Non si preoccupi, Oscar. Ho piena fiducia di quest'uomo perché è davvero un eccellente contabile. No, va bene. Chiedevo solo. Mi scusi. Prego. A dopo. Oh, già, ho letto tutti i titoli. I titoli? Ho letto i titoli, tutti. Sono perfetti. Certo. Vanno bene. Bene. Vanno bene. Ora vado. Vengo subito. Scusa, vado. Ho letto tutti i titoli. Salve. Son così felice, non ho più dolore. Da questo momento verrò da te, amore. Salve, oh, Greta! Signora Sandra, come va? Stai? Tutto bene? Io bene? Quanto tempo? Sono venuta a vedere la mia figlioletta. Roberta Nine è andata a fare l'esame per entrare alla scuola. Era così agitata, povera piccola. Povera figlioletta mia. Pronto, Paloma? Paloma, ascolta bene quello che ti dico. Ti sto mandando tutte le foto che ho fatto col cellulare e ti chiedo per favore di continuare a indagare. Sì, mi manca solo qualche documento ed è tutto completamente risolto. Ti ho beccato, falso sordo! Però non risponde! Malala, ti volevo dire che ho parlato col dottor Fuchs e mi ha confermato che la malattia di Delfina è davvero maligna. Hai fatto come sempre, mio caro. Ti fidi di qualunque sconosciuto tranne che della tua stessa famiglia. Beh, cerca di capire, tu non me l'avevi detto. Io avevo il diritto di dubitare al riguardo. Quindi ti chiedo scusa. Chiedi scusa, ma ci hai mandato via di casa come due delinquenti, senza pensare che Delfina è una persona condannata a morte. Per favore, dammi la possibilità di parlare con Delfina, di chiederle di tornare a casa e di trattarla come merita. La voglio accudire e servire in quello di cui ha bisogno. Va bene, parla con Delfina. Non so se lei accetterà, mio caro, dopo quello che le hai fatto. Ti manca molto, mamma? Delfina, amore mio, stavo appunto parlando con Federico e mi stava dicendo... Diglielo tu, Federico, per favore. Delfina, io ti voglio chiedere scusa per quello che è successo e ti vorrei chiedere di tornare a casa. E perché dovrei tornare? Perché tu possa continuare a trattarmi male, a dubitare di me? No, grazie, Federico. È sufficiente quello che ho già passato, direi. Ah, ma che bello! Sono finite, finalmente distrutte, sconfitte. Floresta, ah, sì, lo so che non devo interrompere mentre le sgridi, ma sono così contenta che una serpe come Malala sia per strada, che una strega belva malvagia come Delfina... Va bene, basta! Basta con gli insulti! Ma che faccio maleducata? Tosta? Federico ci ha appena chiesto scusa e ci ha pregato di tornare alla villa. Cosa? È vero che le ha chiesto di tornare a casa tua? Sì, ma fammi spiegare, per favore. Non mi spieghi niente, ora devo andare da Roberta. Ecco, io sapevo che alla fine ti avrebbero convinto. Era troppo bello per essere vero. Vai, rincorrila, perché per quanto mi riguarda non intendo ritornare in quella casa. Delfina, tesoro, non correre, per favore. Ti può fare male, amore mio? Parla, chi sei, chi ti manda? Lasciami, per favore, lasciami, per favore. Basta con la sceneggiata del sordo, che non imbrogli più nessuno. Lasciami, io, meglio. E va bene, palla di grasso, va bene. Spione. Ti ho preso per un altro imbecille in questa casa, ma sembri una persona intelligente. Giungeremo ad un accordo, io e te, vero? Non ti sprecare per le adulazioni, sono sordo come il tuo personaggio. Bene, la vanità uccide, perfetto. Ti dirò la verità, sai perché faccio tutto questo? Per aiutare Federico. Ci credi? No. Neanche io. Ti dirò chi sono io, sai chi sono io? Sono una persona onesta. Cosa? Tutto questo lo reciterà in faccia a Fritzenwalder. No, per favore, no, te lo chiedo per favore. Voglio dirti una cosa, è questione di vita o di morte? Cosa? Questo. Va tutto bene, vero? Sì, ho quasi finito. Perfetto. Sì, ecco. Oh.
Non riesco a credere che per tutto questo tempo siamo stati in balia di un impostore. Un imbroglione. Va bene, grazie mille. Qualche novità, Oscar? Niente, signore. Quel tizio è un professionista. Non ha dimenticato neanche un biglietto dell'autobus. Santo cielo. Federico. Signore. Cosa c'è? Cattive notizie. Gagliardo è un impostore. Come sarebbe che Gagliardo è un impostore? L'ho assunto io stesso. Sì, ma fra una cosa e l'altra deve essere successo qualcosa, signore. Perché quel tizio non è né Gagliardo, né contabile e neanche sordo. Voglio morire! Quel ciccione idiota, sì, il ciccione della cucina. Mi ha scoperto, capisci? Ma ha scoperto il tuo nome, qualcosa? No, no, piccola, non sono così stupido. I am Lorenzo, come potrei dirgli il mio nome? Il mio nome non si può dire! Sembra che qualcuno abbia chiamato dicendo di essere il tuo assistente da un certo tempo, da 3 anni, e che si cancellava la riunione. Il vero Gagliardo è rimasto ad aspettare che lo chiamassimo. Come Gagliardo non torno più, ma dimmi una cosa. Tu ora mi stai parlando dalla villa? No, no, siamo a casa di Sofia. Per fortuna c'era lui. Mi sembra di aver assunto qualcosa in più di un cuoco. Beh, grazie, signore. Ascoltami, Federico è particolarmente buono e dolce, ma non so cosa abbia in mente adesso. Relax, baby, relax. Tu torna prima che puoi alla villa, è chiaro? Non ci posso credere, ma chi mi vuole distruggere? Non riesco a credere che abbiano violato la sicurezza della mia famiglia, è questo? In fin dei conti è già tutto risolto. Che si prenderebbe tutto questo disturbo se non stesse pianificando qualcosa di importante? Come lo sai? Chi ha cambiato i campioni di sangue? Chi li ha cambiati, in modo che il medico ti diagnosticasse una simile malattia? Sei un genio, Lollo, amore mio. Hai visto? Il tuo caro Jenner ha falsificato le analisi. Ti adoro. Pronto. Devo dire che sei un sudicio ipirrognoso, ma hai davvero cervello. Congratulazioni, sono commossa, grazie tante. Bene, basta con i complimenti. Non posso più mettere piede in quella casa. Ci dovete tornare voi al più presto. Non è possibile, eh? Perché Delfina vuole fare soffrire un po' Federico per tutto quello che le ha fatto passare. Beh, che non rompa le scatole, convincila a tornare. E poi? È un ordine! Coraggio, Lorenzo! Cosa c'è? Perché fai quella faccia? Che ti ha detto? Che è successo? Bene, fatto? Ah, che bello! Lo certo, la famiglia Fritzenwalden è sempre tanto, tanto orgogliosa, sì, di te, la ma mamma. Certo, come potrei non essere orgogliosa di mia madre? Ma che quanto ho preso? Un 9. Che un 9? Ma sei un genio! Brava, bene, ma... Non ce l'ho fatta! Non ce l'ho fatta! Come no? Purtroppo avevamo detto il 95% delle risposte esatte. Ma non starà a badare a 5 punticini da strapazzo, per favore, non sia cattiva. 5 o 1 è lo stesso, le regole sono regole, signorina. Beh, ascolta, Lucrezia, questo lo sai, Florencia. Una sciocchezza questa prova. Pensa, ascolta, presente indicativo del verbo capire. Ecco, presente, sì. Io? Pensa. Capo. Pensa. Sei un capo. Capo, capo. Io, pensa, fa rima con disco, starnutisco e concepisco. Lucrezia. Beh, andiamo, un aiutino per la memoria. Ah, non sia spietata, va. Non io. Io non capisco. Io non capisco. Io non capisco. Io non capisco. Bene. Sì. Guardate qua, io non capisco i verbi, per esempio, la grammatica e la matematica. Brava, brava, d'accordo. Visto e considerato che questo esame orale è così eccellente, promuoviamo la bambina. Fantastico, sì, ce l'ho fatta, che bello. Ho bisogno dei biglietti per oggi, Fernando. Me ne voglio andare oggi. Amélie. Bene. Amélie. Chiamami dopo. Non farlo, te lo chiedo per favore, non farlo. Ci mancava solo questa. Ora ascolti le mie conversazioni, basta. Calmati. Franco, non voglio trattarmi più parlare così, non me lo merito. Aspetta, aspetta. Lasciami, perché non posso parlarti. Chi sei tu? Non esisti! Ora mi devi ascoltare. Franco. Smetti di scappare continuamente da me. Non ti rendi conto che ti voglio aiutare? Non lo vedi? Ah, sì? E perché mi vuoi aiutare? Dimmi. Perché non si nota. Mi piaci, Amélie. Mi piaci davvero. Io ho già perso l'amore una volta e se fosse per me non vorrei perderlo ancora. Va bene? Sei pazzo, Franco. No. Per favore, lascia in pace me, Ramiro. Davvero, te lo consiglio, te lo non dico voglio, per il tuo non bene. Non voglio, non posso farlo, quindi non lo farò. Dimmi la verità. Questa fuga senza senso è per...